E nel sociale, il primo intervento annunciato dalla nuova giunta Masci, al completo, anzi sono 5 gli interventi, dei quali potranno beneficiare almeno 250 famiglie. Abbiamo 212.000 euro da distribuire per le famiglie disagiate, coloro che hanno un ISEE basso, per 5 programmi che riguardano l'attività socio-educativa per i minori da 0 a 17 anni, l'insieme per il benessere per i minori da 0 a 16 anni, insieme per il benessere dei nuovi nati, le famiglie al centro con minori di 16 anni e le famiglie al centro per i nuovi nati. Sono dei voucher che assegneremo da 300 a 500 euro per coloro che avranno determinati requisiti. Le domande si dovranno presentare entro il 31 luglio al Comune e le società che parteciperanno a questo progetto per fornire prestazioni e servizi a coloro che avranno i voucher potranno invece iscriversi sempre in una piattaforma per essere utilizzate per questo scopo. Pescara Solidale 2024, il claim che rappresenta un forte legame con la precedente amministrazione Masci che, tiene a precisare il sindaco, non si è mai fermata con i suoi uffici nel segno di una città che non lascia indietro nessuno. Così il piano emergenza caldo, pronto intervento sociale per anziani, persone sole e in difficoltà. Metteremo a disposizione delle persone anziane, di coloro che hanno bisogno, di coloro che soffrono il caldo, di coloro che hanno più difficoltà, delle persone per poter intervenire nelle necessità giornaliere che sono quelle dell'acquisto delle medicine, dell'acquisto dei prodotti alimentari e cose di questo genere. Numeri da chiamare 085 42 83 043 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, martedì e giovedì nel pomeriggio dalle 15 alle 17. Oppure 350 089 4008 dalle 8.30 alle 13.30 da lunedì a venerdì. Sabato, domenica e festivi, mattina e pomeriggio attivo anche il numero di Humanitas 351 59 89 185.